E tu come ti chiami? Pedro. Poi insegna anche a me come si fa. Chi potrebbe mai dimenticarla? Caschetto nero, guanciotte rosse e sorriso luminoso. È lei, è Heidi. Eccola di nuovo volteggiare tra i prati con le caprette e l'immancabile Peter, amico del cuore e compagno di giochi. Sì, ci sono proprio tutti i personaggi nati dalla penna di Johanna Spyri a fine 800. Heidi, Peter, il nonno burbero dal cuore d'oro, Clara, l'amica di Francoforte, ricca ma infelice, inchiodata ad una sedia a rotelle, bacchettata dalla temutissima signorina Rottermeier. Si usano le posate a tavola. E persino l'astuta nonna di Clara, che per favorire l'amicizia tra le due bambine è disposta ad arrampicarsi su per le montagne ed accompagnare Clara alla baita del nonno. Soprattutto c'è lei, la piccola Adelaide, con il suo spirito ecologista ed il suo entusiasmo ad oltranza, capace di sciogliere il cuore del dispotico nonno, di convincere quello zuccone di Peter a studiare e persino di guarire Clara dalla sua lunga malattia. Clara è davvero felice, come non l'avete mai vista prima. Heidi è così, incanta da generazioni, non a caso Hollywood scelse il volto infantile più popolare degli anni 30 e 40, Shirley Temple, la Riccioli d'oro che sbancava i botteghini a forza di tip-tap e sorrisi maliziosi per affidarle una versione in Technicolor, tutta zucchero, miele e canzoncine. Noi, generazione anni 80, è rimasta nel cuore quella musichetta che animava i nostri pomeriggi domestici e ci avvisava che era l'ora della merenda, l'ora di mettere da parte i libri di scuola per piazzarci davanti alla TV e seguire le avventure della bella pastorella che correva a piedi nudi tra i pascoli. Ma è vero poi che ad Heidi sorridono i monti? Sarà per i paesaggi mozzafiato delle Alpi svizzere, sarà perché questa versione ci sembra rigorosa nella ricostruzione storica della dura vita di montagna a fine 800. Sarà poi per quell'inconfondibile sorriso radioso, ma Heidi è uno di quei film che ti fa uscire di sala con il buon umore, che ti fa sentire in armonia con la natura e ti convince che in fondo la vita semplice è forse la più felice.